Si rivolge a giovani talenti dell'arte visiva italiani e stranieri il bando promosso dal Comune per la realizzazione di un'opera a stampa che sarà installata nel Metro dell'Arte e il premio Raffaele Pezzuti dedicato alla memoria del giovane artista napoletano scomparso in circostanze tragiche nel 2002 che nasce grazie alla determinazione del papà Alfredo per far vivere ancora la sua arte. È un bando che si rivolge a giovani artisti e il vincitore vedrà la propria opera d'arte installata all'interno della metropolitana di Napoli. Tutto questo noi lo dedichiamo alla memoria. La memoria è una benzina importante per uscire anche dalla mediocrità della rassegnazione e dell'indifferenza, no? Ma tanto a me che me ne importa, tanto non ci riuscirò mai. La memoria ci sa dare anche grande forza e la forza oggi che qui ricordiamo è la forza di un giovane che si chiama Raffaele Pezzuti, che proprio quando raggiunge, dopo la sua formazione, era uno studente dell'Accademia di Belle Arti, i primi riconoscimenti nel suo settore professionale ed artistico, la sua giovane vita viene stroncata. Presentato agli studenti dell'Accademia di Belle Arti, dove studiò anche Raffaele, il premio vuole essere un'alternativa per i giovani della città, spesso costretti a cercare fortuna altrove. E così è nata l'idea del premio, cioè di fare qualcosa affinché i giovani artisti o chi si accinge a diventare un artista non lasci la città come fu costretto a fare Raffaele, ma sia riconosciuto e leghi l'inizio della sua attività di artista, insomma di creativo, con il nome della città. E questo premio deve essere un premio espositivo, un invito a legare il proprio nome, la propria ricerca a questa città. Grazie alla collaborazione dell'ANM, una stampa dell'opera vincitrice sarà esposta nel corridoio di collegamento tra la stazione Fuga della Funicolare Centrale e la stazione Vanvitelli della linea 1 della metro. È un ulteriore passo dell'apertura verso la città della nostra splendida metropolitana. La città di Napoli dedica a Raffaele questo premio e lo fa rivolgendosi proprio ai ragazzi. Restate a Napoli, chi a Napoli si forma e vuole vivere d'arte ha la grande opportunità di essere valorizzato attraverso questo premio per l'arte.